Considera i punti V di coordinate 2 meno 1 e A di coordinate 0, 3 e la retta R di equazione Y uguale X più 9. Domanda A. Determina l'equazione della parabola con asse parallelo all'asse Y, avente come vertice il punto V e passante per il punto A. Domanda B. Trova i punti di intersezione B e C tra la parabola e la retta R. Domanda C. Determina l'equazione della retta tangente alla parabola parallela alla retta R e le coordinate del punto T di tangenza. Domanda D. Calcola l'area del quadrilatero. A, B, C, T. Problemone di geometria analitica riguardante la parabola. Ci danno tre dati. Risponderei subito, così per non perdere tempo, alla domanda relativa alla lettera A, che ci dice di determinare l'equazione della parabola. E quindi ci sta chiedendo l'equazione della parabola, note determinate informazioni. Ovviamente, asse parallelo all'asse Y, quindi la parabola è sicuramente del tipo Y uguale a X al quadrato più BX più C, con A diverso da 0, avente come vertice il punto V e passante per il punto A di coordinate 0, 3. Dunque, io direi di impostare il nostro solito e consueto sistemone di tre, nelle tre equazioni, nelle tre incognite A, B e C. Allora, le prime due equazioni sono quelle che derivano dal fatto che il vertice di una parabola così ha coordinate meno B su 2A, ascissa, e quindi che poniamo pari a 2, e meno delta fratto 4A, che è l'ordinata che poniamo pari a meno 1, cioè un 4AC meno B quadro fratto 4A lo andiamo a porre uguale a meno 1. Ovviamente c'è anche la terza equazione che invece è dovuta al passaggio che andiamo a scrivere imponendo il passaggio per il punto A, 0, 3. Quindi vuol dire che 3 è l'ordinata, ma se la scissa è nulla ci viene che direttamente otteniamo che C è 3, perché sarebbe 0 per A che fa A, 0 per B fa B, 0 per I fa 0, 0 più 0 fa 0, 0 più C fa C, C uguale 3. Ma se C è uguale 3, dunque dalla prima equazione, come al solito, moltiplichiamo entrambi i membri delle equazioni per meno 2A, ottenendo che B è uguale a meno 4A. E va bene. Nella seconda mettiamo al posto di C il valore 3, ottenendo che 3 per 4A, 12A meno, dunque al posto di B ci mettiamo meno 4A, ma se B è meno 4A, B quadro sarà 16A al quadrato col meno, quindi 12A meno 16A al quadrato diviso 4A, tutto questo è uguale a meno 1, e poi ovviamente C uguale 3. Risolveremo a questo punto la seconda equazione, che è un'equazione nella sola variabile A. Intanto vado a moltiplicare per 4A entrambi i membri di questa equazione, lo posso fare qua, lo posso fare prima perché A è diverso da 0, quindi ottengo che meno 16A al quadro più 12A è uguale a meno 4A. Direi che porto meno 16 al quadro a destra, scrivo 16 al quadro uguale un 16A, perché porto meno 4A a sinistra lasciando 12A a sinistra. 12A più 4A è un 16A. Divido per 16, ottengo che, guardate, divido per 16A, e lo posso fare perché, ripeto, A è sicuramente diverso da 0, ottengo quindi che A è uguale ad 1, perché A uguale a 0 lo scartiamo, ripeto, A non può essere 0. Abbiamo trovato quindi che A è 1. Ma questi sistemi di questo tipo li abbiamo risolti già parecchie volte, molte volte. Mentre mi allungo e prendo un pennarello, quindi scriverò che in definitiva A è uguale ad 1, C è uguale a 3, ma se A è uguale a 1 e C è uguale a 3, posso andare a metterlo qui, B è pari a meno 4 per 1, quindi B è uguale a meno 4. Ho trovato quindi, ho risposto alla domanda A, la mia parabola sarà Y uguale X quadro meno 4X più 3, e ve lo confermo assolutamente. Y uguale x al quadrato meno 4x più 3. Conosciamo il vertice, direi che volendo possiamo disegnarcela, ce l'andiamo a disegnare. Ve la faccio vedere lì alla mia destra su GeoGebra. Andiamo a disegnare, conosciamo il vertice, conosciamo anche l'intersezione di questa parabola con l'asse delle y, 0, 3, vedete? Non conosciamo le eventuali intersezioni della parabola con l'asse delle x, che si ottengono dando 0 alla y. E possiamo subito calcolare, 2 meno 1 è un vertice che sta nel quarto quadrante, quindi eccolo qua, passa per il punto 0, 3 che sta qui. Dando 0 alla y si possono calcolare le due soluzioni di x che ci danno le due intersezioni della parabola con l'asse delle x. Ma è sufficiente scrivere quello come x meno 3 per x meno 1, no? Perché vi ricordo che x al quadrato per 4x meno 3 è anche scrivibile come x meno 3 per x meno 1, tutto quanto uguale a 0 perché la y è 0, meno 3 per meno 1 è più 3, meno 3 meno 1 fa meno 4. 1, 0 e 3, 0 sono rispettivamente le intersezioni della parabola con l'asse delle ascisse, ecco qua, questo è 2 e questo è 3,
Vedi, in effetti. Eccola quindi la parabolozzola. 0,3, il vertice 2 meno 1, 1, 0 e 3, 0. Questo è il punto A, peraltro, no? Dunque, rispondiamo alla domanda B. Molto facile, trova i punti di intersezione. Allora, quella è la parabola, la vediamo là, poi la andiamo a coltivare, la andiamo a ampliare con i disegni poi successivi. Andiamo via un attimo GeoGebra e troviamo i punti di intersezione B e C della parabola con la lettera R. Ecco che entra in gioco adesso un altro protagonista, la lettera R. Quindi intersechiamo la parabola y uguale x al quadrato meno 4x più 3 con y uguale x più 9. La lettera R ci viene assegnata in forma esplicita. Applicherei il metodo del confronto per la risoluzione di questo sistema, cioè eguaglierei i due secondi membri di queste due equazioni. Scrivendo che x al quadrato meno 4x più 3 è sicuramente uguale a x più 9. Porterei x più 9 a sinistra entrambi di cambio di segno, ottengo un'equazione di secondo grado in x del tipo x al quadrato meno 5x meno 4x meno x meno 6 uguale 0, 3 meno 9. Ma ricordando che di sicuro meno 3 meno 2 è meno 5 e meno 3 per meno 2 è proprio meno 3 per meno 2, no, non è così. Questo è un meno 6, quindi bugia. Occhio, quindi scriveremo un x meno 6 per x più 1. Perché? Perché meno 6 per più 1 fa meno 6, meno 3 per meno 2 non faceva 6, faceva 6, e meno 6 più 1 fa meno 5. Quindi occhio che i punti sono B, quando x è uguale a 6, ovviamente questo è uguale a 0, x meno 6 è uguale a 0 quando x è uguale a 6, ma se x è 6, tenderlo qui, viene y uguale 9 più 6 è 15. Il punto è 6, punto B, non è questo, seguiamo il testo mette il punto C. 6,15. L'altro punto che è B è invece quello che si ottiene annullando x più 1, x uguale meno 1, tenendolo lì, viene un 8. Allora, quindi ricapitolando, ovviamente voi potete anche invertire, ma in questo caso è conveniente fare così, cioè scrivere B x uguale meno 1 e quindi x uguale 8, meno 1, 8, c x uguale 6, ma se x è 6 viene appunto 15. B meno 1,8, C 6,15. Manca solamente la domanda C e la domanda D. Prima di scrivere e formare il quadrilatero ABCT, ci manca il punto T di tangente, dobbiamo scrivere l'equazione della tangente. Dunque, vediamo di rispondere a questa domanda perché ci chiedono di domanda C, domanda B abbiamo risposto, abbiamo trovato il coordinate dei punti. Determina l'equazione della retta tangente alla parabola parallela alla retta R. Chi è una retta parallela alla retta R? Beh, è y uguale x più q. No? Stesso coscienza uguale, ma cambia l'intercetta, che non sarà 9, ma sarà un'altra cosa. E poi vogliono le coordinate del punto T di tangenza. Prima ci troviamo la tangente. Basta ovviamente utilizzare nuovamente il metodo risolutivo del confronto, eguagliando i due secondi membri, portando x e q, x più q a sinistra, otteniamo l'equazione risolvente del tipo x quadro meno x che moltiplica 1. Ovviamente verrebbe un x quadro meno 5x, perché meno x meno 4x meno 5x, stavo in maniera stupida raccogliendo inutilmente, più 3 meno q uguale 0. Facilissimo, questo problema. Cosa imponiamo? Che il delta sia 0, condizione di tangenza. Beh, se il delta è 0 vuol dire che b, allora, a è 1, b è meno 5, c è 3 meno q. B al quadrato, quindi delta uguale 0, implica che b quadro, quindi 25. Meno 4ac vuol dire fare un meno 12, meno 4 per 1 fa meno 4, meno 4 per 3 fa meno 12, meno 4 per 1 fa meno 4, meno 4 per meno q è un 4q. Uguale 0, porto 25 meno 12 è sicuramente un 13, porto 13 a destra, tengo 4q uguale meno 13, dividendo per 4, q uguale meno 13 quarti. La retta tangente, la t, è y uguale x meno 13 quarti, e questa è la mia tangente di intercetta, stavolta non 9, parallela alla retta R, ma stavolta intercetta pari a meno 13 quarti. La andiamo subito a dunque, ovviamente ripeto che l'equazione risolvente era x quadro meno 5x più 3 meno q, se non mi dà uguale a 0. Perché faccio questo? Perché adesso faccio vedere una cosa. Intanto me la vado a disegnare, meno 13 quarti è un valore che sta in negativo, nella parte negativa delle y. Beh, meno 13 quarti, meno 12 quarti è meno 3, meno 13 quarti è meno 3 meno un quarto, quindi se questo è
meno 3, diciamo che sta qua la retta, vediamo qual è il punto di tangenza, notiamo che 13 quarti 0, poi anche la tangente sarebbe questa, no? Ecco la tangente, diciamo che presa poco sarà questa. Questo è il punto di tangenza. T è quello. Non conosciamo T, quindi S è T. Beh, T lo conosciamo in realtà, perché? Perché, un attimo, vediamo di determinarlo. Beh, che coordinate ha T? T ovviamente è in direzione della retta con la parabola, ma non l'abbiamo già fatto in direzione, perché abbiamo trovato che cosa? Se noi andiamo a intersecare y uguale x meno 13 quarti con quella, ovviamente cosa otteniamo? Beh, otteniamo che in x quadro meno 4x più 3 uguale x, questa volta meno 13 quarti, come prima, no? Infatti ho lasciato apposta questa. Beh, a questo punto, moltiplicando per 4, tengo 4x quadro meno 16x più 12 uguale 4x meno 13, da cui ottengo che, ovviamente mi troverò quel valore di x, che ovviamente è un valore di x di ascissa positiva, ordinata negativa, perché sono un punto di tangenza, è un punto che sta nel quarto quadrante, dell'equazione risolvente, quindi per trovarmi le soluzioni è 4x quadro, meno 16x meno 4x è un meno 20x, 12 più 13 è un 25, uguale 0, formula risolutiva ridotta, x 1, 2 uguale a meno b mezzi, quindi 10 più o meno la radice di 100, 10 al quadrato, meno 100, ma ovviamente non me ne ero accorto, ma è chiaro che quel 4x quadro, meno 20x più 25 è lo sviluppo del quadro di 2x meno 5. Sono dato che 2x meno 5 tutto elevato al quadrato uguale 0, x uguale 5 mezzi, e quindi se x è sicuramente 5 mezzi, andando a mettere ad esempio qui, y è 5 mezzi meno 13 quarti, quindi y è 5 mezzi meno 13 quarti, 4 meno 1, 2 fa 2 per 5 è 10, viene un meno 3 quarti se non erro. Y uguale, come se non erri, no? È meno 3 quarti. Il punto T, pertanto, lo scrivo. L'ultimo punto che poi ci serve per calcolare l'area del quadrilatero ABCT, chi sarà? Sarà 5 mezzi meno 3 quarti. L'ho trovato in questo modo. Andiamo a segnarci quello lì, il punto T, e ci sta, che sia quello, non siamo così lontano dalla realtà. Adesso vi faccio vedere, Giorgio, il quadrato che viene fuori, eccolo qua, adesso si sta formando. Allora, A, B è meno 1,8, meno 1,8 vuol dire che è molto in alto, quindi se questo è 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ecco il punto B, clamoroso. Cancelliamo questi puntini, no, ci confondono le cose. Ovviamente meno 1,8 è l'intersezione della parabola y uguale x più 9, che ovviamente sarà quello là, quindi passa anche la parabola a qualche punto, immagino, la parabola così, la parabola sarebbe questa, facciamola meglio, eccola qua, questo è il punto 0,3, A, questo è B, facciamo la parabola un attimo. La parabola possiamo cancellare, lì vediamo tutto quanto il grafico è fatto bene. T è questo qua. Parabola cancello per evitare di confondermi. Questo è B. Questo è A, B, ecco qua. Allora, A, B, eccolo qua. Allunghiamo un pochino l'asse delle ordinate. Ci metto, impiego più tempo a fare il disegno che a risolvere il problema. Incredibile. Ecco. AB, C6 15. Cancello anche la retta, che è la tangente, che non mi serve più. Lascio solamente il punto T di tangenza, vedete? Okay, è quello là, T. Eccolo. 3, 4, 5 e 6.
Se 15 non lo troverò mai, c'è la vita che sia lì. Viene fuori una cosa del genere. No? Sorta di trapezio, viene fuori questo, vuole l'area. Beh, io a questo punto, per non sbagliare, dividerei questo trapezio, un trapezio scaleno, francamente, mi sento di dire questo, lo dividerei, no? A, B, C, D. Lo vedete? Va bene? Direi di dividere, quindi dividere due triangoli, quindi ABC e ATC, e calcolarmi in pratica la retta contenente i punti AC anche alla distanza C, considerata base sia per un triangolo che per l'altro. Cioè, voglio dire, se mi calcolo la distanza tra i punti AC, è un radice di, vedete, ascissa di C meno ascissa di A, che è 6 meno 0,6, al quadrato 36, più 144, che sarebbe ordinata di C meno ordinata di A, tutto al quadrato. 15 meno 3 fa 12, al quadrato 144, quindi è una radice di 180. Ma la radice di 180 è un 6 radice di 5. Quindi AC, posso scrivere qui, che poi è la base di uno dell'altro, è 6 radice di 5. Bene. L'altezza è in un caso BH, eccola, nell'altro caso per esempio T, non so, viene ovviamente così, no? TK, BH e TK. Me le calcolo entrambe applicando la formula della distanza punto retta. In un caso della distanza del punto B dalla retta C, nell'altro caso la distanza del punto T dalla retta AC. Mi serve solamente l'equazione della retta contenente passante per i punti AC. La retta che passa per due punti, y meno 3, fratto 15 meno 3 che è 12, uguale x fratto 6, x meno 0 fratto 6 meno 0, ma dividendo per 6 i due rispettivi denominatori ottengo che x, y meno 3 mezzi è uguale ad x, cioè y meno 3 è uguale a 2x moltiplicando per 2, portando il meno 3 a destra, y uguale 2x più 3 è l'equazione della retta contenente i punti AC, ma a questo punto scrivendo in forma implicita, quindi portando y a destra e cambiandolo di segno, la retta AC è 2x meno y più 3 uguale 0. Retta AC. 2x meno y più 3 uguale 0. Faccio due volte la distanza punto retta, calcolando le due altezze. Sommo poi le due aree dei due triangoli. Quindi BH sarà, allora, AX con 0, il modulo di AX con 0 più BY con 0 più C fratto radice di A quadro più B quadro. A, B, C sono rispettivamente 2 meno 1, 3. X con 0 e X con 0 sono le coordinate di B, meno 1 e 8. Quindi viene meno 1 per 2 che fa meno 2. 8 per meno 1 che fa meno 8 più 3, diviso radice di 5, sarebbe radice di 2 al quadrato meno 1 al quadrato, 4 più 1, 5. No? Questo è BH. Dopodiché viene un modulo di meno 7 che è 7 fratto radice di 5. Questo è BH. Poi TK, l'altra altezza relativa all'altro triangolo, quello di base AC, altezza TK, ACT sarà modulo di AX con 0 più BY con 0 più C fratto radice di A quadro più B quadro. A, B, C sono sempre 2 meno 1, 3. X con 0 più C con 0 sono stavolta le coordinate di T. Quindi ottengo 2 per 5 mezzi e un 5. BY con 0 è un meno 1 per meno 3 quarti più 3 quarti più C che è 3, diviso sempre radice di 5. Allora, facciamo i conti. Questo è un 5 più 3, 8. 8 però si può scrivere come 32 quarti. 32 quarti più 3 quarti, un 35 quarti, in modulo 35 quarti, 75 fatto 4 radice di 5. Allora, comincio. Base per l'altezza di G2 è l'area di entrambi i triangoli. Allora, l'area di ABCT è l'area di ABC sicuramente più l'area di ATC, ovvero, scriviamolo qua sotto, uguale. L'area di BC è base, AC, chiedo scusa, per l'altezza BH diviso 2 più AC base per TK altezza diviso 2. Sostituiamo i due valori. Dunque AC, l'ho calcolato all'inizio, l'ho scritto lì, è 6 radical 5. Per BK, l'ho calcolato lì, è 7 su radice di 5, tutto diviso 2, più AC, 6 radice di 5, per 35 fratto 4 radice di 5, tutto diviso 2. Se ne vanno in entrambi i casi radice di 5 su radice di 5, radice di 5 su radice di 5. 6 mezzi è un 3 per 7 è 21, quindi viene un 21 l'area di ABC. 6 mezzi è un 3
3 per 35 quarti, che è un 105 quarti. 105 quarti è l'area di ATC. Se faccio 105 quarti più 21, se moltiplico 4 per 21, che fa, è un 84. 84 più 105 è un 189. 189 quarti è l'area di quadrilatero ABCT. Quindi l'area di... Ho finito, ragazzi. Problemone. L'area di ABCT è di sicuro 189 quarti. Poi vedete il tutto rappresentato lì sul giro di giro.